conosce Stanislav Baranowski. Benji Pierino. Mi chiamo Giacomina Castelli. Mi chiamo Cassini Fernando. Lorenz. Allora, Bor. Io mi chiamo Giacomo Notari. Bosch, Mattele, Pascucci. My name is Erwin Schoen. Mi chiamo Tadeusz Suwalski. Lidia Valeriani. Cyril Zlowek. Nazywam się Stefania Dąbrowska. Imienia swojego nie lubię. Jestem Stenia Dąbrowska. Oficjalnie Stefania, ale Stenia. I tak proszę się do mnie zwracać. Anche poco non li tengo, io sono una piazza prima di manifestazione. Bisticcia continua a bisticciare sia il governo che nel partito, tutti. Ci cadono le braccia a pensare la situazione di oggi. E tutto quello che abbiamo fatto noi e l'entusiasmo che avevamo. Adesso allora c'era anche la parte della DG, era d'accordo con noi. Questo è il problema. Ma sì, è cambiato tutto, però pensare quello che, tutto quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo ottenuto, tutte le lotte che abbiamo fatto, poi oggi trovarsi il partito diviso, tutto una cosa che fa star male. Allora si facevano c'era il festival dove si ballavano i saloni e lui veniva sempre in compagnia con i suoi amici, ma di ballare non è capace, fa ridere. Beh, ma sai che era sempre circondato da ragazze e quando uno riusciva ad azzeccarla, a fare un ballo, non lo lasciava più per tutta la sera e lui sempre chiacchierava. Quando finiva l'orchestra, ma lo faceva così anche quando ci andavamo noi due, lui non ascoltava la musica, non la seguiva, lui faceva i soliti passetti, finiva la musica e continuava ancora, se ne accorgeva che finiva la musica, perché lui era sempre chiacchierava. Ah, con me che chiamava sempre di politica. Lui andava sempre sulla politica. Cos'è, una specie di film, no? Sì, puoi considerarlo un film, sì, assolutamente. La mia famiglia abitava a Villacella di Reggio Emilia. Abitavamo al secondo piano e lì c'era una fontana nel cortile che veniva giù da sola, però al secondo piano ero io e anche un'altra famiglia al terzo. Era duro con l'acqua, era un disastro, che mia madre mi ha detto: io morirò
con la voglia di avere una casa al piano terra. Era buono, poveretto. La cella c'era molta miseria. Allora cosa abbiamo fatto? Tutti gli anni io e gli altri gruppi della cella cattolica andavamo dai signorotti di cella a farsi dare del genere alimentare, di quella roba lì, da portare ai più bisognosi. Io non mi sono mai interessato di politica, ecco, non mi sono mai interessato. Tant'è vero, la radio la sentivamo in chiesa, nella parrocchia. Io ero sempre là e non la sentivo lì. E mi piaceva anche pescare. Avevo imparato a fare le reti così e avevo andavo anche a pescare. Perché lì da me c'era un canale che c'era l'acqua pura e le anguille si prendevano facilmente con i lami, facevo le linze, le lasciavo lì di notte, le mettevo giù alla sera i lami, al mattino almeno un'anguilla o due c'era di sicuro. Non potendo studiare, a 13 anni sono andato a lavorare da verniciatore e nichelatore, però la mia aspirazione era quella di andare a lavorare alla Reggiana. Il caccia rulla sul campo per dirigersi sulla linea di volo. Ripassa quasi trionfalmente davanti alla fabbrica. Era la fabbrica più importante di tutte le Emilia Romagna, dove si faceva il caprone da bombardamento e poi le apparecchi da caccia. La prova ha inizio. E allora sono andato all'ufficio di collocamento perché avevo già compiuto i 14 anni. Ufficio di collocamento, mi ha detto perché te ci poteva andare a lavorare alle Reggiane. Mi ha detto no, ci fai passi fra un mese. Io il giorno dopo, per 40 giorni, tutte le mattine ero all'ufficio di collocamento. Finché una bella volta ci sono stancati, mi ha detto dai, vieni dentro. E te l'hanno assunto come apprendista meccanico. Dopo 6 mesi mi hanno mandato in meccanica generale, che mi piaceva da matti lavorare lì dentro, ecco. Prima che scoppiasse la guerra, ma eravamo già molto avanti, e doveva venire un'autorità a Reggio a fare il discorso così. Le Reggiane si sono fermate, sono state tutte nella zona più vasta, lasciava capire che ormai eravamo in guerra, insomma. Preferite il bere il burro o il cannone? E uno ha detto cannone, uno, no? Ho sentito una voce, ma con solo lui, ed eravamo migliaia. Sono andate via tutte a testa china, che la guerra è la guerra, eh? È un bel da dire, no? Zuerst habt ihr 2 Minuten Zeit, dann könnt ihr euch mal euer Baumaterial angucken. Jede kriegt so eine Tüte mit Legostein. Alle 3 Gruppen, 1 Person, ne? Die kommt. 1 Minute, da könnt ihr euch angucken, was ist da gebaut, welche Steine, welche Farben, was weiß ich. Das guckt ihr euch alles an. Dann habt ihr 5 Minuten Bauzeit. In dieser Bauzeit darf die Person, die geguckt hat, nicht mitbauen.
aber sie erklärt den anderen, was die bauen sollen. Klar? Noch 5 Sekunden. Nein, da oben drauf. Ja. Ja. Was hier, Vierer? Ja. So. Sie, dann hängen sie da wieder einen weißen Streifen dran, aber zwei Zweier nebeneinander, in der Mitte. In der da Mitte. Unten dran? Da? Oben dran. Ach so. Gut, also das Ergebnis haben wir jetzt sehr deutlich vor uns. Die Frage ist, wie lief die Teamarbeit? Wie kam dieses Gefühl? Weil das ist ja ein ganz wichtiges Gefühl, wenn man als Team eine Aufgabe hat und man merkt, scheiße, wir schaffen es irgendwie nicht. Warum gibt man auf? Also was hätte euch gefehlt? Was hättet ihr mehr gebraucht? Motivation? Nee? Mehr Zeit, um nochmal zu gucken, weil als ihr die ganze Zeit im Raum wart, hat man das so an der Gruppe gemerkt, dass sie dann so unter Zeitdruck waren und so ein bisschen. Irgendwie ab dann, sobald ich entschieden hatte, ich arbeite mit Menschen, hat sich das alles organisch entwickelt. Das heißt, ich habe immer irgendwas Neues dazugenommen, irgendeine Fortbildung gemacht und habe das mit dem, was ich vorher gemacht habe, zusammengemodelt und integriert in das. Und das passt jetzt eigentlich total gut. Also inzwischen habe ich ein ziemliches Patchwork-Arbeitsleben. Also so zu arbeiten, dass ich im Endeffekt anderen Menschen ermöglichen möchte, dass sie besser miteinander umgehen können, dass sie besser zusammenarbeiten können und dass sie ja, sich selbst organisieren in irgendeiner Form. Ich glaube, wenn das alle Menschen ein bisschen mehr täten, wäre es auf dieser Welt einfach ein deutliches Stück besser, wenn sich viel mehr Leute ein bisschen um alle sorgen würden und irgendwie vielleicht nur im Kleinen ein bisschen mehr aufeinander achten würden und gucken, wie gehen wir miteinander um, würde einfach schon eine Riesenveränderung bedeuten. Und ich finde, dass es, für mich ist es wichtig, dass Leute mitentscheiden, eben auch an großen Sachen, an Politik mitentscheiden können und ich bin fest davon überzeugt, dass Leute das nur können, wenn sie dafür auch mündig sind. Und wenn sie, und das muss man ja irgendwie lernen. Also wenn ich das mit Schülern und Schülerinnen mache, die können das ja nicht automatisch. Vielleicht können sie es sogar automatisch als Kind, weiß ich gar nicht, ob sie so ein bisschen so eine Energie haben, Sachen selbst entscheiden zu wollen. Aber vieles wird irgendwie in Schule und auch in anderen Institutionen ein Jahr regelrecht abtrainiert. Und da finde ich das einfach gut, ihnen nochmal eine andere Seite zu zeigen und ihnen zumindest die Möglichkeit aufzuzeigen, wie kann das eigentlich auch abgehen oder wie kann das anders gehen und versucht doch mal und guckt mal, ob das irgendwie was ändert. Ich wohne hier in einem großen Projekt mit 40 Leuten, die hier wohnen. Das ist ein Wohnprojekt, was vor 5 Jahren gerade erst fertig gebaut wurde.
Wir haben 3 Jahre davor angefangen zu planen, weil es hier so eine Bombenlücke gab in den ehemaligen Hafenstraßenhäusern. Also das gehört halt zu dem gesamten Areal von den Hafenstraßenhäusern. Die sind zusammengeschlossen zu einer Genossenschaft, waren lange Zeit besetzt und wurden dann legalisiert. Das heißt, alle Leute, die hier wohnen, haben Mietverträge und sind eben in dieser Genossenschaft zusammengeschlossen. Alternativen am Elbufer heißt die, und da ist auch unser Wohnprojekt mit drin. Es gibt Strukturen, Pläne, gemeinsame, um Sachen zu entscheiden. Und es gibt je nach WG mehr oder weniger Kontakt miteinander, eben auch über die WGs hinaus, dass man mal mit der anderen WG kocht oder irgendwas abends zusammen macht. Neben den WG-Flächen gibt es so ein paar Gemeinschaftsflächen. Bei uns im Haus ist es ein Partyraum und ein Politbüro. In dem Politbüro treffen sich jeden Abend verschiedene Politgruppen, meistens aus dem Bereich Antifa-Arbeit, die halt einen Raum brauchen. Also alles ist frisch. Alles ist frisch? Ja. Das esse ich. Was ich ja echt am tollsten finde, wenn ich nachts mal aufstehe oder spät ins Bett gehe, dann ist es super ruhig auf die Elbe und so ganz nette Stimmung, weil man hört kaum irgendwie Lärm vom Hafen. Also die arbeiten ja auch manchmal nachts, aber es ist irgendwann ein bisschen ruhig geworden. Und es ist so ganz zum Runterkommen, ein kleines Getränk nehmen, da hingucken, super entspannt. Alle 6 al mattino e alle 2 del pomeriggio. Sono andato in reparto, nessuno lavorava. Cosa è successo? Rispondo, lo sai che il re ha arrestato Mussolini, non c'è più il fascismo, un uomo. E adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a liberare i prigionieri. Vieni anche te. E allora siamo andati a liberare i prigionieri politici. Io ero lì davanti, proprio uno dei primi, c'era il fotografo Artioli che faceva delle fotografie.
Il 28 invece siamo entrati, sono andati là che non lavoravano, cosa succede? Ma c'è sciopero generale e andiamo a manifestare in piazza per la pace e così, vabbè, per l'occhio. In maniera che lì dopo siamo andati verso i cancelli, per fortuna che io ho trovato un amico che ci siamo fermati per due chiacchiere. Fuori c'erano 8 bersaglieri e il comandante che ha piazzato la mitraglia per tentavano di spingere col cancello, buttarlo giù. Fatto fermata, altrimenti lo spariamo. Ma chi ci credeva una cosa del genere? È caduto Mussolini, non c'è più il fascismo. Beh, sparate adesso. Nessuno ci credeva e neanche io. Quando hanno cominciato a sparare, io ero le palle contro il pilastro. Sono arrivati anche lì. Perché eravamo, mi sembra, 50 o 60 metri dall'uscita. E loro, con la mitragliatrice. Dopo lì, che hanno cacciato i morti, i feriti, è stata una cosa tremenda per me, a vederla. Perché in terra poi si erano postate 60 o 70 persone. Tu vedi 60 persone in terra, morti, feriti. È stata una cosa tremenda per uno che ha sempre lavorato di tranquillità, con le chiese, eccetera. Mai pensavo di arrivare a dei punti del genere, a sparare addosso alla gente. Io non ho fatto neanche. Io ero esonerato. Ero esonerato perché facevo tornitore dentro le reggiane. Non ho fatto il militare. E allora non conoscevo neanche i fucili. Non ho mai avuto un'arma. Un bel momento trovarti una cosa del genere. Cioè non riuscivo più a lavorare. Questi lavoravano due o tre giorni e poi portavo un certificato medico e andavo a vendemmiare o pescare o a uccelli, quelle robe lì. Ma e sono andato avanti così per diversi mesi, fino a che a dicembre è arrivata la cartolina che mi ha ritirato l'esonero, dovevo andare a militare e mi sono dato la ditata. A me mi ha guastato proprio la vita. E le volevo farle pagare. E allora io stavo cercando per tutto per dare in montagna. Ho fatto un montaggio e ho preso la prima parte, poi dopo ho preso delle altre risposte, poi ci ho messo il seguito qui. La libre de la consommation, tous les prix augmentent au point de vue alimentation, donc on est obligé de se restreindre sur l'alimentation, on est obligé de manger vraiment les produits de base pour pouvoir s'en sortir, et nos salaires qui n'augmentent pas, donc tout augmente sauf les salaires. Nous parlons des adultes, les enfants n'ont pas tous les droits. On n'est pas libre de créer en France. Lì è comune che tocca a Parigi, che fa parte di quella che chiamano banlieue, diciamo ben gestita, un'amministrazione di sinistra, da sempre comunista, una delle ultime rimaste. E vabbè, ci sono i problemi di immigrazione, di figli di francesi di origine straniera, di seconda e terza generazione, come ci sono dappertutto, perché il comune è il comune che fa una politica sociale importante, investe molto nel sociale.
au dérèglement de tous les rapports humains et aux assauts de tous les extrémismes. Se abbassiamo. Où est notre capacité à vivre sereinement ensemble? Où sont la solidarité? Dov'è la solidarietà? Chiede Marine Le Pen con la voce di suo padre. Una compiuta. Una compiuta. Una compiuta. Una compiuta. Una compiuta. C'è un fenomeno qui in Francia che si sta preparando, che già da un po' si prepara, che è un'avanzata del Front National nei quartieri popolari. I vecchi elettori di sinistra e del Partito Comunista stanno passando al Front National proprio per questi problemi. Ci sono dei problemi sociali che non sono stati risolti e non si vede la soluzione, e stanno portando il Front Nazionale a fare sicuramente un'avanzata importante alle prossime elezioni municipali. Le clé de son Mais oui, après t'as pas un visuel. Est-ce que c'est nécessaire? Après il faut voir aussi. Ah oui, t'es bourré comme un enfant. Sono venuto qui in Francia nell'87 per studiare la musica. Poi ho studiato qui per diversi anni, mi sono diplomato e poi sono rimasto qui, ho fatto una famiglia. Ho abitato diversi anni a Parigi, adesso sono a Ivry, che è in linea d'aria, insomma sono qui a 2 chilometri da Parigi. Reggio Emilia degli anni 70 è stato un bel periodo, perché si facevano molte cose, attività, c'erano i corsi di musica collettivi, c'erano i collettivi studenteschi, c'erano le prime radio libere, cioè tutti cercavano di fare molte cose ma assieme. C'era molto meno egoismo, molto meno individualismo che oggi. Una cosa che si è persa poi molto dopo, per quello che forse ho voluto fare della musica, perché la musica è una cosa collettiva. Allora avevo scoperto da molto giovane gli area, che non era la cosa più leggera del periodo. Qui questo disco era naturalmente internazionale, è diventata la loro sigla quasi.
quando sono arrivato ero batterista, poi mi sono iscritto in una scuola di jazz, una scuola americana, ho continuato a studiare lo strumento e a studiare la teoria, ho ricominciato da zero, solfeggio, armonia, poi ho fatto composizione, quindi cerco di scoprire un po' tutto per migliorarmi. Ja. Noch nicht, also Marek hat sich dann nicht mehr gemeldet zum Termin sozusagen, wann es bei denen passen würde. Ich versuche es einzurichten. Gut, danke Markus. Tschüss. Was ist hier in der Region los? Wir erleben es jetzt momentan, die Plakate von der MBD, die man hier flächendeckend hängt. Der Oberbürgermeister Hanke war jetzt bei so einem Treffen in Westdeutschland, wo er es vorgestellt hat, das Konzept. Konzept in Pirna. Genau, das Pirna Konzept vorgestellt hat. Die AG Extremismus oder was? Ja, so Pirna ist bunt und macht die Kulturen, wie eben so ein Modell funktionieren kann, um eine Region aufgeklärt zu machen. Und genau das ist. Genau, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum eben gerade meinetwegen das Kulturbüro oder so nicht eingeladen werden in die Runden. Weil die wollen ja nicht, dass sich jemand, der sich inhaltlich mit dem Thema beschäftigt, die Ideen mitbringt oder Möglichkeiten, wie es woanders funktioniert, sondern die wollen sozusagen Pirna Konzept beibehalten, was aus der Verwaltung, aus den Reihen von engagierten Mitbürgern kommt. Es gab allein dieses Jahr im Landkreis 16 Übergriffe bisher. Und die letzten waren also ein junger Punk am Nachmittag an der Bushaltestelle niedergeschlagen worden mit der Bierflasche. Also auch so am Tag massive Übergriffe. Und das letzte war ein Brandanschlag an den Asia-Imbiss in Pirna. Und in Schmiedeberg, dort wo das lokale Heim für Asylsuchende ist ein Pakistaner bewusstlos geschlagen worden von einer Gruppe Nazis. Also letztendlich ist es relativ wichtig zu sagen, dass nach 1990 sich hier alle rechten und rechtstheoristischen Organisationen angesiedelt hatten. Sowas wie die Viking-Jugend, die Nationale Front, also alles, was irgendwie eine gewaltbereite rechte Szene hatte, hatte Ableger in der Sächsischen Schweiz bereits nach 1990. Wir haben uns vorher regelmäßig getroffen und gesagt, wir wollen gemeinsam was machen. Und unser erstes Ziel war eigentlich, Schutzräume zu finden für nicht rechte Jugendliche. Das war der Kontext, in dem 2001 Akubitz entstanden ist. Wir wollten den Namen Bildung sozusagen mit in den Namen integrieren, weil
wir eben da starke Anteile hatten. Vorher hießen wir Alternatives Jugend- und Kulturzentrum. Und einerseits fehlte uns die Bildung, andererseits haben wir uns auch nicht mehr als Jugend empfunden. Das AKUBITZ sind am Ende 10 Personen, sagen, die das AKUBITZ ehrenamtlich machen. Wir haben hier keine festen Stellen. Alle arbeiten nebenbei noch irgendwas und machen das halt hier sozusagen als ehrenamtliches Engagement. Wir machen jetzt seit 12 Jahren in einer Region, die als Hochburg der NPD gilt, in dem auch im persönlichen Umfeld und privat wir auch betroffen waren von Brandanschlägen und irgendwie Angriffen. Und insofern braucht es auch immer noch mal ein Erfolgserlebnis oder einen Anstoß dafür, trotzdem weitermachen zu können. Was noch eines der wichtigen Dinge ist in Pirna, ist die Gedenkstätte Sonnenstein. Einerseits, weil sie so als Bestandteil des alten Schlosses so über der Stadt thront, als eine ziemlich große Anlage. Und dann, weil sie auch eine Besonderheit innerhalb der NS-Geschichte hat. Auf dem Pirnaer Sonnenstein sind während des Nationalsozialismus und während der Jahre 1940, 1941 über 14.000 Menschen ermordet worden. Ein großer Teil oder der größte Teil waren Menschen, die als psychisch krank oder geistig behindert ausgemacht wurden. Und dazu kamen noch Menschen aus dem Konzentrationslager, auch ein Teil Jüdinnen und Juden sind dabei gewesen. Und nach 1990 ist diese Gedenkstätte wieder, oder nicht wieder, sondern diese Gedenkstätte ist erst nach 1990 entstanden. Mittlerweile relativ groß und mit einem breiten Bildungsangebot mit Gedenkräumen in der ehemaligen Gaskammer und im Krematorium. Und es sind Bäume gezeichnet worden, an die die Asche der Leute gekippt wurde. Das heißt, es gab keine Beerdigung, sondern nachdem die Leute verbrannt worden sind, ist die Asche einfach den Hang rüber an die Bäume gekippt worden. Und seit letztem Jahr erinnern sozusagen Bäume, die markiert worden sind, an diesen Platz. Generalfeldmarschall Rommel. Durch blitzartiges Zuschlagen hat die deutsche Wehrmacht die Erfüllung der von Badoglio unterzeichneten Kapitulationsbedingungen unmöglich gemacht. Viele große Städte in Italien wurden von deutschen Truppen besetzt. Marschieren deutsche Soldaten durch die oberitalienische Stadt Reggio. E Bruno ti linetta perché ha messo un basket, che sei mia. Dio che amo il mondo, le fa super tribulare la gente. Fai il tuo saluto, i ragazzi delle scuole, la professoressa con le scuole, l'oratore ufficiale Luca Vecchi, chiude la Mirca che fa le funzioni del sindaco di Castelnuovo. Oh, bene.
il corteo che si portare i fiori lì al monumento. Non potevi accendere un fuoco perché sul cuscino che erano i tedeschi e lì pioveva tutto il giorno. Avevi il paracadute, come tenda, il paracadute bianco, ma non potevi aprirlo di giorno, lo aprivano solo di notte e di giorno era acqua. Il bosco è come questo qui. Ma e di quelli lì, guarda, non ce ne sono più. Non so poi perché ci sono rimasto io. A nome dei partigiani desidero ringraziarvi tutti della vostra presenza per ricordare i 19 compagni partigiani morti in questa pineta dello Sparavalle in diversi scontri armati con le truppe d'occupazione nazista. Il 6 marzo del 44, quando te lo giro sui miei figli, ci ha detto che andate su, mi sono messo a piangere della consolazione, perché finalmente andiamo a combattere contro i tedeschi fascisti. Io sono carattere così, sono molto emotivo. Piangevo della consolazione che finalmente andiamo a combattere. E giù non ci stavo bene io, giù in pianura, insomma. C'era un fotografo, e c'ero io e Visser, e ho parlato della Reggiana anche lui. Fermiamoci, facciamo una fotografia. Sono lui, io e lui, che io sono messo così. Braucht noch jemand eine Karte? Ja, eine Karte. Gut, dann. Ja, Karte in Lepp, ne? Viel Spaß beim Laufen, wir sehen uns in 2 Stunden. Sono nata più o meno quando è nato il fascismo in Italia. Quindi dal momento che sono andata a scuola ho cominciato a capire cosa voleva dire il fascismo. Era il periodo che il Duce metteva tutti in divisa, cominciando dai bambini dai 4 ai 5 anni, i figli della Lupa, i Balilla, le piccole italiane, quindi tutti reggimentati, e avevano coniato il termine del pensiero unico,
Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti dovevano pensare allo stesso modo. Nella mia classe c'era uno striscione che diceva più o meno così: il duce ha sempre ragione, quindi non c'è possibilità di scampo, bisogna stare più o meno su quella linea. Un giorno avevamo fatto un saggio, tutti i bambini in piazza, e poi quando siamo rientrati in aula, per regalo c'era un uovo di Pasqua, un piccolissimo uovo di Pasqua, che io era la prima volta che lo vedevo. E mi sono passati davanti e non mi hanno dato l'uovo di Pasqua. Sapete il perché? Perché non avevo la divisa da piccoli italiani. Questi percorsi che stiamo facendo erano molto più importanti una volta, vedete che sulla carta che vi ho dato, che è del 1936, sono segnati con un tratto grosso, erano le mulattiere che collegavano un paese all'altro e quindi erano molto importanti. Adesso sono piccolini, vedete, stretti, ci passano solo i cavalli. I cavalli una volta ce li avevano solo i signori e chiaramente tutti quelli del paese, la massima aspirazione era diventare signori. Allora appena avevano i soldi compravano un cavallo, in questi paesi qua spesso succedeva così. Alla fine adesso ci sono più cavalli che persone nei paesi. Io sono nato in una famiglia di contadini cattolici, eravamo due fratelli. Mio fratello aveva un anno e mezzo più di me, che morirà poi partigiano qui a Cervarezze, c'è il nome qui in questa lapide, nella lapide grande. Ma alla fine, un po' spinti dalla necessità di cambiare, perché voi pensate che a scuola ci spiegavano che i fascisti, Mussolini, andava in Africa a portare la civiltà, e noi eravamo in 35 bambini dentro una stanza senza la luce, senza l'acqua, senza i servizi igienici, e ci mandavano a raccogliere i chiodi per le strade, la latta da far fornire alla patria per fare le armi, e noi vivevamo in quelle condizioni, 300 contadini praticamente affamati, non c'era neanche l'acquedotto e una scuola posticcia dentro una stanza. Immaginate un po' se potevamo noi accettare una situazione di questo genere. E le maestre predicavano che andavamo a portare la civiltà in Africa. Ansonsten würden wir jetzt anfangen mit Volpe, bürgerlicher Name Francesco Bertacchini, sì. Geboren 1926, einer von den ganz Jungen, ist erst 86 geworden letztes Jahr. Voi dove stavate? Qui? Qui c'era la baracca. Quell'albergo che hanno fatto lì era una baracca di dall'altra legno. Parte della strada stavate proprio qua al sì sì qua per dormire dormivano. Non c'erano qua. Tedeschi? No, perché loro erano a casa Giannini, però quei tedeschi non, loro non disturbavano noi, ma noi non disturbavamo loro, però sempre con l'occhio aperto, perché la faccenda era. E difatti lì andando in fondo al prato avevamo fatto una buca che abbiamo piazzato la mitraglia. Eines morgens war ich mit einem anderen unten in dieser Maschinengewehrstellung oder an der Maschinengewehrstellung mit dem Fernglas, guckten da runter zu Casa Giannini und sahen, wie sich aus dem Dorf, wo das Casa Giannini war, aus dieser Siedlung, ein Gefährt löste. Mit einem Pferd vorne dran, einer Kutsche oder so einem Wagen und zwei Leuten drauf. Wir konnten nicht genau erkennen, was das für welche waren. Als sie dann ein bisschen näher gekommen waren, haben wir gesehen, okay, das sind zwei Deutsche. Und dann sahen wir zu unserer Überraschung, dass hinter der Kutsche zwei große Ochsen kamen mit einem Karren, dann noch so ein Karren mit zwei Ochsen und noch einer. Im Endeffekt waren es 5 Ochsenkarren, insgesamt 10 Ochsen, die zogen und diese Pferdekutsche. Da haben wir Alarm gegeben. In Tedesco? War da ein Deutscher? Poi siamo partiti e c'era la neve, il freddo da cane, e siamo andati in un bosco e siamo arrivati senza mangiare, era già ai colonnati. Complessivamente eravamo sui 130. Di questi 130, 40 erano disarmati,
perciò eravamo in 90. Di questi 90, 30 sono andati con Luigi a disarmare il presidio che faceva la guardia al ponte. C'era un freddo, ma come freddo lo sudavamo. Il programma, il piano era quello di arrivare durante la notte lì Gonchio e disarmare il presidio. Era proprio degli ingenui. Siamo arrivati a Cerreso Lugno alle 7 del mattino, che era già giorno, non potevamo continuare. Eravamo a metà strada. Se allora dormiamo qui, poi stasera quando c'è l'imbrunire partiamo. Con io sono il mio taxi, che alle 8 sono arrivati i tedeschi. E lì partite la battaglia, c'era solo lui. Avevamo la mitragliatrice francese che non funzionava, le munizioni erano già sbagliate. E poi feriti, morti, è stato un disastro. E noi eravamo dei poveri disgraziati. Eravamo circondati. Non ci sarebbe salvato nessuno. Poi, quando è stato verso mezzogiorno, ho sentito una canzone dei fascisti. C'era, che era nata allora. Erano battaglioni di luce, battaglioni della morte, creati per la vita, a primavera comincia la partita di Mussolini, di una cosa del genere. E lo conoscevo quella canzone, erano disperati. Ma dopo 5 minuti si è sentito cantare la bandiera rossa. Allora gli uffici. Questa è la strada e so che deve passare una colonna militare. La colonna dovrà andare avanti in questo modo. Ora cosa faccio io? Metto tutte le mine, 1, 2, 3, 4, 5, così insomma. Ecco. Poi, e sono tutte collegate, poi ci metto un filo che attraversa la strada. Quando il primo camion che arriva lì, che fa saltare il filo, tutte le mine esplodono contemporaneamente. Noi siamo stati fra i primi. E man mano che i partigiani aumentavano, si creavano le squadre. I primi di giugno del 44 hanno paracadutato uno che era esperto degli esplosivi, perché lanciavano gli esplosivi e nessuno li usava. Le sapevo usare. E allora questa volta ci vado anche io. Ha fatto un corso, c'erano in 5. Eravamo in 5. E boh, ci fa poi presto, perché imparare a usare gli esplosivi si fa presto. In maniera ho fatto questo corso, poi dopo subito sono andato a far saltare qualche ponte in giro, vado indietro. E poi di lì dopo andavamo, facevamo saltare anche le macchine, facevamo saltare camion, ferrovie, ponti, insomma, facevamo un po' di tutto. Però è successo che uno che era con me, che era poi demonio, che era bravo, è morto in combattimento. Dopo al mio gruppo, che poi dopo l'abbiamo sviluppato, abbiamo dato il nome di demonio, la squadra sabotatori demoni. Comandante Toni, così di Fernando, vice comandante Mard, Paterlini, commissario Walter, commissario Gianni, capo squadra Cio Pirol, capo squadra Paolino, Remo, Fernando Messina, poi abbiamo
Mara, secondo me, è morto, non ho saputo niente. Walter è morto. Bigi non lo so. Bigi aveva 17 anni. Pirullo è morto. Mantelli è morto, un pezzo. Unser Weg führt uns jetzt über den Gipfel, über den kleinen Hügel hier vorne. Es geht erst kurz runter, dann über den Hügel hier in diese Richtung. Dann gehen wir schräg nach links in Richtung des Monte Cusna. Das ist der ganz hohe, nackte Berg dort hinten. Ach, du, sind also nicht alle Dresdner jetzt gerade, oder? Doch, doch. Diesmal schon. Richtig. Das Wichtigste sind für uns oder für mich die Begegnungen mit den Partisanen, zu hören, was ihre Motivation war, sich zu engagieren. Und das hat einmal was mit mir zu tun, also um meine eigenen Motivationen zu reflektieren, zu hinterfragen, zu hören, was gab es. Wir beziehen uns ja als junge Antifaschisten auf die Partisanen von damals oder auf frühere Antifaschisten. Insofern muss ich mich natürlich auch fragen, habe ich überhaupt was mit denen zu tun oder ist es richtig, mich auf sie zu beziehen? Und das ist was, was mir bei den Sintieri halt gut tut, zu hören, dass es so ist, dass ich das schon von mir sagen kann, dass wir uns auf die Leute beziehen und das, was sie sagen und was ihre ideale Wünsche für die Zeit waren, dass es auch welche sind, die ich heute gut teilen kann. Menschen, die sich da dem entgegengestellt haben, die auch, egal wie bescheuert und wie schlimm die Situation war, den Mut gefunden haben, einen Schritt zu gehen, sich dagegen zu stellen, wo ich nicht wüsste, was ich zu so einer Zeit gemacht hätte. Ich kann das gar nicht, irgendwie, ist überhaupt nicht fassbar. Und dann nochmal eine Region zu sehen, wo es wahrscheinlich ebenso viele Berlusconi-Wähler gibt, aber eben auch viele, die dann nicht, oh, Politik ist egal, sondern eben auch echt aufrechte Antifaschistinnen sind, was mir einfach immer wieder Kraft und Energie gibt für allen Scheiß, der dann in Deutschland so abläuft, wo irgendwelche neuen Nazi-Sachen, irgendwelche Neonazi-Geschichten hier im Hamburger Umland wieder aktuell sind oder irgendwelche rassistischen Sprüche in Schulklassen, wo ich manchmal denke, so Mann, was, wie geht ihr eigentlich miteinander um? Wie ausgrenzend sind Menschen miteinander?
padre era molto impegnato nel suo lavoro, nella cooperativa, specialmente in questo periodo degli anni 70, quindi lo vedevo poco, non era molto presente sia fisicamente che mentalmente, perché lui anche quando era a casa poi pensava altro. Spesso i pranzi si facevano a casa, erano fatti con colleghi o resistenti, per cui c'è sempre stato, gli argomenti insomma in casa erano quelli, o la cooperazione o la resistenza. Che abbia seguito l'educazione, lui pensava, lui andava dritto nel suo, per le sue cose, per il suo lavoro, era sempre, c'era, però non è che fosse una presenza imponente, insomma. Era più il fatto all'esterno di essere suo figlio, nel senso che quando sei a Reggio e sei figlio di Cavazzini, cioè, tutti sanno chi è tuo padre. Venivo visto più in rapporto con mio padre che per una persona. Quindi era un'altra, diciamo che una presenza invisibile. Ce lo dico io, nessuno le dice. Appunto, è per quello che siamo qui ad ascoltarli. Però un difetto, ci sono molti emotivi. Vabbè, dai, all'inizio sarà così, dopo vedrai che passa. Tu parla col cuore, vedere qui sgarmi. Se parla col cuore, sai dai. Hai una minuta che ci los, questo è un momento organizzato. Fernando Cavazzini, Kampfname Toni, zuhören können. Und er wird uns eben erzählen, was er als Partisan getan hat. Aber er wird uns auch erzählen, was vorher passiert ist und weshalb wir eben hier vor dem ehemaligen Gefängnis von San Tommaso sitzen. Io dovevo aspettare la brigata alle 8 di sera, vabbè, del 24, perché dovevo preparare l'ingresso in città. La squadra demonia in testa, che c'era il rischio di ci fossero delle bombe, giro delle mine. Ora lui in testa e il resto di dietro, tutta la brigata. Non è successo niente. E dopo, il giorno dopo, c'era una festa. Io ho preso una bicicletta da un mio zio che abitava via Emilia L'Angelo. Alle 9 ero a casa mia. Erano 2 ore che ero passati gli americani. È stato un disastro. Io sono molto emotivo. Ho iniziato a piangere, non riuscivo più a calmarmi. Purtroppo mio padre, non lasciatelo stare, non hanno ammazzato i tedeschi, non hanno ammazzato, fate morire voi. Loro mi hanno bagnato, purtroppo mi sono tornato così. Festeggiamo tutti i partigiani e tutte le partigiane, festeggiamo, ricordiamo quello che hanno fatto con noi da 20 anni i sentieri partigiani, ma festeggiamo in particolare i 90 anni del partigiano Toni.